Ad EMA International il digitale ne fa da padrone e oggi ne parliamo con il dottor Carlo Linetti di EMA Digital. Benvenuto. EMA Digital è il salone dedicato all'elettronica avanzata. Cosa propone e come si è evoluto EMA Digital? Allora, EMA Digital incontra un'esigenza importante che è sorta, diciamo, negli ultimi anni, ovvero di permettere anche ai final user di capire un po' meglio e un po' più da vicino che cosa significa il digitale in agricoltura. Perché nonostante sia un must per i prossimi anni, perché non è più una scelta, l'agricoltura deve andare verso la digitalizzazione, anche certo, per venire incontro alle varie normative, anche europee e quant'altro, che hanno a che vedere col green, con la limitazione delle concimature, tutte queste cose. Però purtroppo, quando si parla di digitale, la maggior parte degli operatori, ma sia appunto gli agricoltori final user, ma anche a livello più alto, non si capisce bene di che cosa si stia parlando. Allora, diciamo che l'obiettivo principale è proprio quello di permettere alle persone interessate e direttamente coinvolte di capire soprattutto quali sono i vantaggi che si portano a casa con l'evoluzione digitale, che credo che sia una delle cose più importanti. Esatto. Se le dico 4.0, di cosa parliamo? Allora, diciamo che 4.0 è come posso dire, un progetto, un processo molto più globale, nel senso che la 4.0 ha permesso, fra virgolette, di implementare tutta una serie di sistemi molto evoluti. Noi stessi come Cobo, io sono vicepresidente del gruppo Cobo, l'abbiamo utilizzata, ma l'abbiamo utilizzata per arrivare a dei prodotti, a dei sistemi per i quali la strada percorsa da soli sarebbe stata un po' più difficile, perché gli investimenti sono molto impegnativi. Quindi 4.0 è un concetto un po' più generale che ha a che vedere col digitale e che prevede fondamentalmente, una delle caratteristiche principali è che i dati devono transitare, per via remota e non per via diretta. Diciamo che servirebbe, e questo è uno degli obiettivi che ci si pone anche a livello di Federunacoma, servirebbe una 4.0 specifica per il mondo dell'agricoltura, anche perché i benefici che l'utilizzo dei sistemi digitali portano in termini, stavamo parlando prima di green, ma non solo, anche in termini di efficienza delle lavorazioni, quindi a parità di area, si ottengono dei risultati molto migliori e soprattutto, come si diceva prima, compatibili con quella che è l'evoluzione green. Quindi tutti questi risultati, è un investimento che porta dei grandi benefici, ecco, mettiamola così. Ecco, state avendo questo grosso impegno, e qual è, ma quali sono le iniziative che state proponendo? Beh, innanzitutto c'è tutta un'area specifica che ha a che vedere con il digitale. E ricordiamo qual è questa area? La 37, esattamente, esatto, che è proprio specifica per tutto quanto riguarda il digitale, e molti espositori hanno anche, la doppia allocazione. Noi per esempio siamo allocati sia allo stand 18 come stand principale, ma abbiamo anche poi un posizionamento qui al 37. Le iniziative, come dicevo prima,
sono, l'obiettivo principale è quello di permettere al maggior numero di utenti possibile di poter toccare con mano, fra virgolette, di capire anche esatta, perché diciamo un sistema digitale, cosiddetto digitale, può fare tante cose, però ce ne sono alcune che hanno dei vantaggi anche immediati, anche in termini di costo e soprattutto di efficienza, che bisogna andare a spiegare un po' più nel dettaglio. Ecco, quindi questo è un po' l'obiettivo principale. Quindi un grosso proprio impegno che avete nella Fiera EIMA. Noi la ringraziamo di essere stato con noi e le auguriamo buon lavoro. Grazie mille, grazie.